Nel cielo bianco-azzurro brilla una stella che in tutto il firmamento è sempre la più bella. Ed ogni volta che rintocca il campanone ho voglia di cantare questa canzone. Lazio, sul prato verde vola. Lazio, tu non sarai mai sola. Vola, un'aquila nel cielo, più in alto sempre volerà. Lazio, sul prato verde vola. Lazio, tu non sarai mai sola. Cielo, più in alto sempre volerà. Salve, inizia con questo DVD il nostro viaggio all'interno della storia della Lazio. Conosceremo fatti e personaggi, personaggi ancora inediti, conosceremo i presidenti e giocatori mitici come Silvio Piola, Fulvio Bernardini, fino ad arrivare ai giorni nostri. 106 anni di storia, 106 anni di vittorie, di sconfitte, di emozioni. Partiamo dall'inizio, era il 9 gennaio del 1900, dove 9 ragazzi fiumaroli fondarono la società Lazio. Sono 106 anni che l'aquila della Lazio vola alta nel cielo azzurro dello sport italiano. Sono più di 100 anni che questa società onora il mondo del calcio e non solo. Nata come società podistica, la Lazio si è poi affermata come squadra di football all'inizio del secolo scorso e da allora ha raggiunto traguardi impensabili, vittorie importanti come 2 scudetti, la Supercoppa europea, la Coppa delle Coppe, 2 Supercoppe italiane e ben 4 edizioni della Coppa Italia. Ma la Lazio non è solo vittorie, non è solo calcio, grandi campioni, momenti burrascosi e a volte dolorosi, ma è un modo di sentire lo sport, di vivere la vita. È proprio una filosofia di vita, la cosiddetta lazialità. Sono 9 ragazzi fiumaroli del quartiere Prati a Roma a volere la nascita di questo club che inizialmente mantiene la vocazione podistica e natatoria e poi si decide ad ampliare le discipline praticate dagli iscritti. È il 9 gennaio del 1900 quando Luigi Bigiarelli, il fratello Giacomo, Arturo Balestrieri, Odoacre Aloisi, Alceste Grifoni, Giulio Lefebvre, Galileo Massa, Alberto Mesones e Enrico Venier in una capanna sul Tevere fondano un consesso sportivo. Il nome Lazio viene scelto in contrapposizione alla già esistente società ginnica Roma. Si vuole dare un nome che esprima un senso di territorialità. I colori li propone il dodicenne Olindo Bitetti a Bigiarelli. Il bianco e il celeste della Grecia, patria delle Olimpiadi. E subito i compagni accettano entusiasti. Lo stemma sarà l'aquila, simbolo della purezza delle alte vette. Il primo appuntamento agonistico a cui partecipare è già deciso. Una gara podistica nazionale che si tiene l'11 marzo a Roma e la neonata società sportiva prontamente se l'aggiudica. Intanto la sede della SP Lazio è ubicata in un piccolo appartamento in via Valadier 21. In una delle stanze si attrezza anche una rudimentale palestra. La luce c'è solo un'ora al giorno perché costa troppo. L'iscrizione è di 3 lire e a curarla c'è Eugenia Tobia. Per praticare gli allenamenti, i ragazzi della Lazio vanno in Piazza d'Armi, a ridosso di Viale delle Milizie. Ed è proprio in questa zona che incontrano un corridore velocissimo al quale chiedono di entrare nel loro club. È Sante Anchierani, al quale danno la tessera della Lazio numero 6.
L'ambiente che si muove intorno alla società è quello della Roma d'inizio secolo, con i primi tram elettrici e grossa parte del quartiere Prati sta ancora nel verde. Il gioco del calcio alla Lazio lo introduce Bruto Seghettini, un emigrato residente a Parigi, dove aveva già praticato il football. Il nuovo gioco del calcio entusiasma soprattutto Sante Ancherani, che allestisce una piccola squadra che incomincia ad allenarsi a Piazza d'Armi. La domenica del 27 gennaio del 1901, i laziali esordiscono in un torneo ospitato al Velodromo Roma, al Salario, contro l'11 del Veloce Club. La prima sfida importante che giocano i laziali è quella con la Virtus, altra squadra romana. Il primo derby di Roma tra le due squadre va in scena a Piazza d'Armi il 15 maggio 1904. Se lo aggiudicano i biancocelesti per 3-0. L'uomo guida della squadra è Ancherani, il primo bomber laziale. Nel 1906 la Podistica trasferisce la sede al Parco dei Daini a Villa Borghese e l'anno successivo, nonostante i numerosi problemi economici, vince il campionato di Roma superando la Virtus e i giallorossi del Roman Football Club. Dopo anni in cui nel centro-sud non si organizzano tornei di calcio del livello di quelli del nord, nel giugno del 1908 la Federazione Italiana Football organizza a Piazza di Siena una manifestazione cui partecipano Roman, Lazio e Naples, contrapposte a due forti squadre del nord, la US Milanese e la Juventus, mentre la Pro Vercelli, squadra leader di quegli anni, sdegnosamente rifiuta. Le pesanti sconfitte che infliggono le due formazioni del nord a quelle del centro-sud fanno capire che il divario tra le due realtà calcistiche è ancora molto ampio. Finalmente nel 1910 a Roma nasce il primo comitato regionale della Federcalcio e quindi viene organizzato anche il primo campionato ufficiale con la qualifica di terza categoria. Nel giro di poco tempo, la Lazio arriva a confrontarsi con gli squadroni del nord. La prima delusione per i biancocelesti arriva nel 1913, quando la squadra, qualificatasi campione del centro-sud, perde 6-1 la finale di Genova con la fortissima Pro Vercelli. Un vero peccato per Ancherani e compagni che avevano dominato i gironi eliminatori regionali e interregionale. Dopo la Pro Vercelli, per ben altre due volte i biancocelesti riescono ad arrivare in finale. Una è nel 1914, quando vengono sconfitti in un doppio confronto dal Casale. E poi nel 1923, quando invece perdono dai rossoblù del Genoa. Gli anni 20 sono quelli che vedono emergere Fulvio Bernardini, rimasto personaggio leggendario nella storia della società. Bernardini approda alla Lazio a soli 13 anni e mezzo, portiere della squadra dei Boys con una maglia gialla indosso. Poi l'esordio in prima squadra nel 1919, ma rimarrà a difendere i pali due sole stagioni, perché la società, per assecondare la volontà della famiglia, lo sposta a giocare centravanti. E a soli 17 anni il ragazzo si rivela un campione. Baccani, allenatore della squadra, lo considera un suo pupillo e lo tratta come un figlio. Il massimo della soddisfazione alla Lazio si vive quando a 19 anni Fulvietto viene chiamato dalla Nazionale Maggiore. È il primo giocatore nella storia della società romana e il primo del centro-sud ad essere convocato in azzurro. La partita è Italia-Francia e si gioca il 22 marzo del 1925 a Torino. Il giorno dopo, al suo rientro a Roma, alla stazione Termini, si precipitano tutti i dirigenti della Lazio che, insieme ai tifosi, accolgono il calciatore da eroe. Altro personaggio mitico che si affaccia in questi anni alla Lazio è il portiere Ezio Sclavi,
Militare di stanza a Roma, il piemontese Sclavi si vuole iscrivere a una polisportiva della capitale per godere di permessi di libera uscita come fanno gli altri commilitoni, ma purtroppo nessuna società lo vuole. Un giorno, giocando con la squadra militare in un torneo cameratesco, un socio della Lazio lo vede e gli propone di firmare per la società biancoceleste. Nella stagione 1923-24 gli viene affidato il posto di portiere titolare, con suo sommo stupore. Sclavi si esibirà in parate strepitose e diventerà il capitano della Lazio, per la quale farà ogni tipo di sacrificio, giocando anche in difficili condizioni di salute. Nel 1927 la podistica assume il nome di società sportiva e contemporaneamente nasce la prima vera antagonista cittadina della Lazio, la AS Roma. Inutilmente il segretario romano del partito fascista, Italo Foschi, tenta di far confluire nella Roma anche la Lazio. Strenue sono le resistenze dei soci biancocelesti, difesi in particolare da Giorgio Vaccaro. Con la nascita della AS Roma, gli appassionati di calcio romani si dividono tra due squadre. Fino al 1929 le due formazioni non si incontrano mai perché giocano in due gironi differenti. Poi, con l'avvento del girone unico nel campionato 29-30, si incominciano a disputare i primi derby. Il 6 ottobre del 1929 una notizia fa fremere tutto il consesso laziale. Benito Mussolini ha fatto richiesta di iscrizione al club, versando anche la simbolica quota di 1.000 lire. Il duce diventa socio della SS Lazio, squadra per cui tifano i suoi figlioli. E spesso accade di vedere Mussolini assistere alle partite alla Rondinella o allo Stadio Nazionale. Negli anni 30, come spesso accade per le altre squadre del campionato italiano, si vive anche alla Lazio il momento degli oriundi, elementi per lo più sudamericani, che arrivano in Italia a cercare fortuna dopo lunghi viaggi transoceanici. Nell'estate del 1931, Raul Campos e Rodolfo Pecci, due dirigenti laziali, vanno a Genova a prendere dei giocatori acquistati dal club brasiliano Corinthians e sono il terzino sinistro Armando Del Debbio, Pietro Rizzetti, detto Pepe, Anfilogino Guarisi, soprannominato Filò, la mezzala Luigi Castelli, detto Ratto, e il classico mediano Alessandro De Maria. Nasce così la Brasilazio, allenata dal tecnico Amilcar Barbui, che fa innamorare tifosi e addetti ai lavori. Alfredo Foni, terzino di belle speranze e futuro campione del mondo con l'Italia, in questi anni alla Lazio, chiede di essere ceduto proprio per non subire l'invasione straniera. Andrà alla Juventus, dove vincerà tutto. Dopo aver tanto patito nei derby, finalmente arriva la prima vittoria biancoceleste, che risale al 23 ottobre del 1932, quando la squadra di Ratto, Castelli e De Maria riesce a imporsi sul campo di casa dello Stadio Nazionale. Il campionato di calcio, comunque, in questi anni è ancora appannaggio dei grandi club del nord e di tre città in particolare, Torino, Bologna e Milano. Nel dicembre del 1933 diventa presidente della società Eugenio Gualdi, un dirigente che segnerà un'epoca. Il neo presidente vuole fare le cose in grande e dà il via a una campagna di rafforzamento della squadra. Prende dalla Roma l'amatissimo Ferrari Squarto, si assicura Gipo Viani, centromediano dell'Ambrosiana, il portiere Blason della Triestina e poi partecipa all'asta per l'acquisto del centrattacco della Provercelli, il fortissimo 21enne Silvio Piola.
Giocando al rialzo, Gualdi se lo aggiudica, ma Piola, in odore di nazionale, non vuole venire a Roma in una squadra che non ha ancora il prestigio degli squadroni del Nord. I dirigenti laziali smuovono tutto lo Stato Maggiore fascista per far cambiare idea al giocatore, che si convince solo quando gli garantiscono un posto in nazionale. Inizia così l'avventura di Piola alla Lazio, che porterà un decennio di grandi soddisfazioni, ma soprattutto di spettacolari partite. Basti pensare che nel campionato 36-37 la Lazio compie un cammino strepitoso. Batte grandi squadre come il Milan, superato con una doppietta di Piola, il Genoa, la Triestina, la Fiorentina, pareggia in trasferta con il Bologna. È al secondo posto in classifica quando viene battuta 3-1 nel derby dalla Roma, nella sua tana inviolabile di Campo Testaccio. I biancocelesti giungeranno comunque secondi in campionato, a 3 punti dal Bologna. Piola incanta, ma la squadra non riesce a dare la zampata vincente. Manca, per sfortuna, la vittoria in Mitropa Cup nella doppia finale col Ferencváros. Poi, al termine del campionato 37-38, Eugenio Gualdi si dimette da presidente e gli subentra Raffaello Riccardi, con Remo Zenobi che ritorna come responsabile della sezione calcio in luogo di Herberto Vaselli. L'arrivo di Zenobi rilancia il settore. Il primo atto che fa licenzia il tecnico Carnielli e ingaggia Sperone, soprannominato lo scienziato. Nel campionato 39-40 la Lazio giunge quarta e si prende la soddisfazione di espugnare per 1-0 Campo Testaccio, dove aveva ricevuto sempre amare delusioni. Al Campo Testaccio, 3, in un'atmosfera di accesissimo tipo sportivo, si svolge l'incontro Roma-Lazio. La rosa agli inizi degli anni 40 è di tutto rispetto, con Gradella, Gualtieri, Flamini, Puccinelli. Tutti ottimi giocatori guidati dal capitano e campione del mondo, Silvio Piola. Viene colto ancora un quarto posto nel 1942. Poi arriva la guerra, che ferma per 2 stagioni il campionato di calcio. A Roma si giocano solo tornei locali. Nell'estate del 1945 avviene la mossa di mercato più inaspettata e clamorosa. Piola è ceduto alla Juventus per 1.600.000 lire, più l'incasso di una gara amichevole a Roma. Il giocatore ha 32 anni e viene considerato erroneamente al suo tramonto. In realtà Piola giocherà fino a 40 anni e tornerà anche in nazionale da capitano a 39 per disputare un memorabile match con l'Inghilterra. Io ho fatto diversi gol, anche dei record. Ma sempre in squadre deboli. Penso che più di tutti si è avvicinato a me. Io mi sono avvicinato a lui, sentiamola un po'. Sia Gigi Riva. Forza, forza, Piola! Lo stadio è tutto un solo grido, forza, Piola! Forza, forza, Piola! Per gli sportivi non tramonterai mai più. Nel dopoguerra torna alla Lazio da dirigente per breve tempo Fulvio Bernardini. Il campionato intanto è dominato dal grande Torino di Valentino Mazzola, che si aggiudica 4 scudetti di fila. Fin quando il 4 maggio del 1949 l'aereo che porta la squadra granata al ritorno da un amichevole col Benfica si schianta violentemente sulla collina di Superga. Muoiono tutti, giocatori, dirigenti e giornalisti al seguito. L'Italia calcistica è attonita e piange unita una squadra che era diventata un mito. Al Torino viene assegnato anche lo scudetto di quella stagione, il 5° di fila. Gli anni 50 nella Lazio sono quelli caratterizzati dalla stirpe dei sentimenti. Vi giocano infatti 3 fratelli, Sentimenti il secondo, terzo e quarto, che fa il portiere.
Il più amato è quello che i tifosi chiamano affettuosamente Ciccio, il numero 3, soprannominato anche il bersagliere, estremamente dedito alla società. E adesso ancora su passaggio di Unzain, gol di sentimenti terzo, che il fratello saluta con salti di gioia. Il capitano è l'argentino Enrico Flamini, detto El Flaco, il magro. Nella Lazio degli anni 50 giocano diversi stranieri illustri, come gli scandinavi Offling, Larsen, l'inglese John Hansen, il turco Sukru e un paraguayano fortissimo, Dioniso Arce. Arce è sempre più spettacoloso. Dopo aver stampato la palla all'incrocio dei pali, segnerà con un tiro d'effetto il secondo gol. Che carambola! Per quanto senza colpa, il bravissimo Casari resta mortificato. Alla guida tecnica si succedono l'austriaco Tony Carnielli e l'italiano Mario Sperone. Dal 50 al 52 la Lazio colleziona tre quarti posti di fila nei campionati vinti da Juventus e Milan. Nella stagione 55-56 siede sulla panchina biancoceleste l'inglese Carver. Carver era uno stratega, un tattico, uno maniaco della tattica. Era uno di quelli che già oggi sarebbe, già allora era un allenatore che tatticamente era preparatissimo. Era uno di quelli che sotto l'aspetto anche agonistico era uno di quelli molto preparato, ma soprattutto era un tatticista, era uno che studiava gli avversari, studiava i propri giocatori. Con l'arrivo del tecnico Carver si registrano anche dei validi colpi di mercato messi a segno dal presidente Tessarolo in collaborazione con il conte Vaselli. I due prendono dall'Udinese il giocatore più in auge del momento, lo svedese Arne Selmosson, soprannominato Raggio di Luna. Raggio di Luna. Selmosson, denominato Raggio di Luna, ha fatto anche una commedia. Biondo, svedese, punta esterna, sinistra, velocissimo, furbo, scaltro, dribbling stretto, era una miniera di fantasia anche. Oltre a Selmosson arrivano in maglia biancoceleste sempre dall'Udinese il centrattacco Bettini, mentre dal Torino vengono prelevati Mucinelli e Lovati. Mi volle un grandissimo presidente che era Costantino Tessarolo, un presidente di una classe, di una signorilità straordinaria. Io lo ricordo con molto molto affetto, è stato poi il presidente che mi ha voluto alla Lazio. La Lazio chiude il campionato 55-56 al terzo posto, al pari dell'Inter, dietro la Fiorentina, campione d'Italia, e il Milan. Ma se la squadra va bene, non altrettanto bene vanno le cose in società, dove il passivo di 950 milioni pesa sulle casse societarie. Inoltre, la coppia Vaselli-Tessarolo ha problemi di lavoro personali e quindi abbandona di fatto la guida della società, che va allo sbando. Il 23 marzo del 1957, il conte Antonio Cremisini raccoglie l'eredità della presidenza generale da Tessarolo, mentre Carver è passato all'Inter, lasciando il timone allo slavo Ciric. La Lazio è sull'orlo del precipizio quando il 5 aprile del 1958 il presidente Leonardo Siliato sottoscrive un accordo con Fulvio Bernardini, che sarà il nuovo tecnico della squadra. Il dottor Fulvio Bernardini è stato uno dei personaggi più signori del calcio italiano, tatticamente straordinario, preparatore molto bravo nel curare preparazione fisica dei... però anche lui tatticamente era un tipo alla Lorenzo, solamente che lui amava soprattutto il bel calcio, preferiva addirittura non vincere o pareggiare per giocando un buon calcio, e aveva sempre insegnato un buon calcio, pretendeva che in campo gli ali dovevano fare gli esterni, la punta centrale, i centrocampisti, due che lavoravano. Erano di quelli che voleva gli equilibri tattici e le esigeva. Da Firenze il tecnico si porta il centrocampista Primi, poi arrivano Tagnin, Cei, Janic e Pagni.
si disputa subito d'estate la Coppa Italia e il cammino della Lazio, targata a Bernardini, si rivela entusiasmante. Stravince il proprio girone arrivando alle semifinali con la Juventus, che batte per 2-0. Il 24 settembre, sconfiggendo la Fiorentina grazie a un gol di Maurilio Primi, la Lazio si aggiudica il primo trofeo della sua burrascosa storia. Loro avevano una buona squadra. Avevano Virgili, Montuori, Giuligno, Manini, Cervato, Orzan, che erano un pochino sul viale del tramonto, Pecos Bill, centravanti. E vincemmo questa partita che era, sembrava difficile, come i valori in campo erano nettamente superiori loro. Però il fattore campo è stato determinante, la voglia del primo successo della Lazio, ero io capitano, è stata determinante per poter portare, è stato il primo successo che la Lazio ha ottenuto in Coppa Italia, vincendo. E quindi abbiamo stravolto un pochino la loro migliore qualità tecnica con l'agonismo e la voglia di fare il risultato. In bacheca c'è posto per la prima Coppa Italia e finalmente è arrivato il tempo di gioire. E non finisce mica qui. Al prossimo DVD. Ciao.